C'è disagio e sconcerto tra i cittadini teramani che hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione e che non hanno ancora ricevuto il sussidio da novembre scorso. Difficoltà per loro nel pagare gli affitti, mentre i proprietari, sul piede di guerra, richiedono indietro i locali. Il Comune di Teramo informa che gli uffici preposti hanno già provveduto ad emettere i mandati relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020, ma il sindaco Gian Guido D'Alberto spiega quanto sia purtroppo farraginosa la macchina burocratica. Sono stati firmati, predisposti appunto nella giornata di ieri e firmati quest'oggi, quanto gli uffici ci hanno riferito, i cosiddetti mandati per il pagamento. I tempi sono tempi burocratici, quelli che hanno portato alla firma della determina e poi all'avvio dei mandati di pagamento, che derivano intanto dai numeri importanti, significativi, purtroppo ancora dei nostri nuclei familiari che sono interessati dal CAS. C'è una procedura che è particolarmente onerosa in termini di tempo, perché le risorse devono essere chieste alla Regione, che le trasferisce, poi lavorate dagli uffici comunali. Ovviamente per i disagi che inevitabilmente si determinano per i nostri cittadini non possiamo che rivolgere le nostre scuse per questo ritardo, perché ovviamente non possiamo più chiedere dopo 4 anni pazienza. Noi ce ne rendiamo conto, ma qui c'è un'amministrazione che non appena viene messa in condizione di poter procedere con i pagamenti lo fa subito, lo fa rapidamente. Ci sono dei tempi tecnici che bisogna ovviamente attendere. Lavoreremo sempre, come stiamo facendo oggi e come abbiamo fatto fin dall'inizio del mandato, per cercare di accorciare il più possibile le tempistiche. Ci sono ovviamente dei tempi e dei termini che sono incomprimibili, ma nonostante questo continueremo a parlare con grande chiarezza e trasparenza ai nostri cittadini e ovviamente ad essere sempre dalla loro parte.